selalu ambil syariah. Carane anpiten gampang mas, pokoknya nggak 4 CB ini masih mau soal OTR ini. Oke, OTR ya. 827. Iki main oke-okean mega. Acaraku sih tergantung komposisi klub ya. Buat pemainnya. Kunci nang kene nang CB. Ono Romagnoli. Oke. Teko build-e iku 352 pertama. Teko formasi iki. Pertama ya 352 terus mungkin aku ingin ono AMF aku tak tarik mundur tak jalan nak ngarepe kiper jadi ono papat iki fungsi Catenaccio aku asli ingin itu asli ini baiknya aku telu. Nah, Bonucci iki dadi sweeper. Fungsine sweeper iku lek back telu iki kelewat. Sweeper iku sok nyapu bola, sok build up. Pokoke intine Catenaccio iku teko kata Catenaccio iku dhewe. Rasanya tenang Google lah. Catenaccio itu artinya out. Tapi lek nang Itali. Oh, kita total football jika Catenaccio tak jenengi. Cara nih mainnya konservatif, Allah defense. Kacaran ini wide soalnya aku nggak winger short pass iki possession di kali ketika aku ini ya flexible short many number tag short corner on containment area ini iki kayak containment area defense maksudnya defense ngedip ya high kok counter attack bahaya kita ya untuk defense main tadi nyerang bareng-bareng defense bareng-bareng terus kok saya ingin cocot langsung main fungsi ini Catenaccio itu pokoknya ada ini Catenaccio itu apa sih? Catenaccio itu pintu aslinya. Tapi pintu itu kayak pintu tapi pintu itu lah berguna sih kalau pintu ini kalau gembok itu berguna
ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleo, Venticello, niente più. Cosa chiedere di più? Allora mettetevi comodi, preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? La prestazione di Jordan Henderson potrebbe essere la chiave di questa partita. È diventato un giocatore di livello internazionale, molto tecnico e intelligente dal punto di vista tattico. Sa giocare a tutto campo, quello che possiamo definire, Fabio, un tuttocampista. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Perde il duello fisico con l'avversario. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Opta per il lancio lungo. La difesa riesce ad allontanare. Ottimo dribbling. Palla verso il centro dell'area. Errore qui, pallone sprecato. Scodella in avanti. Caligiuri sul pallone. Non c'è stato praticamente un tiro in porta. Le squadre sono piuttosto sottotono. Vuole il lancio filtrante. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Caligiuri. Caligiuri. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. La gioca in area. Metti fuori il pallone. Si libera la grande. Elegante. Alejandro Gomez. Attenzione al tiro. Il pallone che esce. Nulla sopra la traversa. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Jordan Henderson. Pogba. Caligiuri sul pallone. Caligiuri prova a prolungare. Pericolo scattato almeno per ora. Carrasco. Senza denti si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Prime fasi della ripresa già in corso. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Palla tra le linee e trova il compagno, riceve la palla. Kisma non è lungo, non è piccolo. Caligiuri. Tenta la splendida reazione del portiere. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Libera il momento giusto. Lemar riceve in posizione interessante.
cross in arrivo. Spazio. Griezmann. Rafael Toloi. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Guardare così qui. Capo super. Marusic. Andiamo a contro. Vedi Barber così. Se ne va. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Ecco Immobile. Lotta a perdere equilibrio. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è costato caro, sembra infortunato. Si riparte dall'1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. La gioca in profondità. Tocco preciso. Lungo passaggio in avanti. Bella apertura. Lemar e passa, preferisce il retropassaggio. Occhio al tiro, vantaggio di due gol. La partita si mette in discesa. Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa. Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Escono sconfitti da questa partita, hanno dimostrato però di essere dei combattenti. Certo, qua alla fine non è bastato. Buon pomeriggio, ragazzi. Kecuali Bonucci, Coutinho, sampai Isman, itu lawas ini. Tatangan yang nyer-nyer ngapain. Kecuali sih umur 28, 25, 27. Iki. Bukan wingi-wingi. Marusik, Karas, Kubur. Jadi kita nyer-nyer gitu. Cek pik. Berumah sak musim. Kita say. Ini kau apa nak kai konten ini? Terimaai. Nama-nama rezeki. Balik lagi share-share. Sering-sering kau ini kan, so kayak tunggu-tunggu lumayan, so kayak ini, sebuih tapi. Masuk CCE Makassar ya, formasi tak kayak gini terus, cek kebangun. Kalau ini cek tas
suonando mentre camera si kelekan. Peter Lui kan tak kayak lawan pemain nom-noman. Tapi lah inti tak main terus. Ini lo tim Borke lo sih di defend, offense di sana. Main terus main. Orang mau sembilan lagi bela klub untuk anjing. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti, le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Costa Smith-Roglu. Un giocatore che fa tanti gol e divertente da vedere, Fabio, perché è sempre imprevedibile. Nonostante sia molto forte dal punto di vista fisico, questo gli permette di tenere palla e far salire la squadra. È anche molto bravo dal punto di vista tecnico e spesso inventa giocate veramente inaspettate per un giocatore con le sue caratteristiche e con il suo fisico. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Marusic. La gioca in profondità. Palla in profondità per il compagno. Fonte. Bonucci. Milano finora non ha mai tirato in porta. Può andare in rete. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Palla filtrante. Dembélé. Provano a ripartire da dietro. C'è il lungo pallone in avanti. Fonte. Carrasco. Carrasco. Si lancia sulla fascia sinistra. Griezmann riceve in posizione interessante. Tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Marusic gioca con un pallone lungo, pallonetto, ci mette una pezza. Milano prende subito il possesso della sfera. Il primo tempo finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a buttare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in vita. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Prova a verticalizzare. Dembélé. Vázquez. Thank you.
ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Vázquez. Cross verso il centro. Volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Alessio Romagnoli. Partita ancora completamente aperta. Griezmann. Vázquez. Azpilicueta. Lungo pallone in avanti. Bonucci. Alessio Romagnoli. Carrasco. Palla filtrata per Griezmann. Intervento al limite, mi è sembrato regolare. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Tentativo in avanti, lungo. Cerca spazio, da lì può segnare. Risposta di Collini. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Si verifica dunque una doppia sostituzione. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Palla a Dembélé. Modric. Vázquez. Modric. Cross di Vázquez. Pericolo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. E finisce anche il secondo tempo. Situazione che rimane in equilibrio. Andiamo su quello. Nessuna squadra è riuscita a far gol. Alla fine prevalse la paura di perdere. Parità dopo 90 minuti, si va ai supplementari. Adesso dovremo vedere soprattutto chi ha più energie residue. Sono già riprese le ostilità. Occasione per Son. Carrasco. Prova a giocarla in profondità. Carrasco. Son Heung-min. Bale. Guarda la conclusione. Recupera nel possesso del pallone. Lancia il pallone in avanti. È stato scolpito. Arriva il fischio dell'arbitro. Finito il primo tempo supplementare. La partita ci sta tenendo col fiato sospeso, per ora a questo punto sarebbe veramente decisivo. Eccoci qui, secondo tempo supplementare, tutto in un quarto d'ora, è il momento decisivo. Nessuna delle due squadre ha trovato la via del gol, vedremo se sarà così anche nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Cerca l'uomo là davanti.
Milano si porta in vantaggio 1-0. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Fonte si è fatto trovare pronto. Poi continua a fare un altro. Filtra la palla in profondità. Prosegue nella sua corsa. Bella apertura. Kisma! Ok, ora lebih kecil apa langsung. Tapi si Enggi lagi. Tenta di allontanare. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo tenendo alta la concentrazione. Ancora la sua. E c'è un buon del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Uno scontro combattutissimo. Alla fine il lago della bilancia è l'unico gol segnato. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Io non lo dico perché sono stato un portiere, però quando una squadra non prende gol è già un bel pezzo avanti. Oggi la squadra l'ha dimostrato. Non ha subito gol, ne ha fatti, e questo basta sempre per vincere. Siamo ai saluti finali. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. È stato un onore, come sempre. Yo, 98 cing pelatih ini ku Cesare Maldini pas iku. Dadi si beloro tengah iku. Nemu sih gimana? Dadi si beloro tengah iku. Di Maldini ambek Costa Curta. Kini Nesta. Kini Cannavaro. Pas sadurunge iku biasane iku kini ambek kini iku tetep back sayap. Tapi tengane iku Conte Bonucci-ne iku Nesta ambek Cannavaro. Iku sing paling terkenal iku. Duet-duetin. Tahun 98. Nihil sub sole novum, diceva l'antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti anche oggi, sotto un bel cielo terzo e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Canessa. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Il mio giocatore da seguire sarà Gareth Bale. Ha una forza fisica straordinaria. Ti ricordi, Fabio, quando inizio carriera giocava da terzino? Poi giustamente lo hanno fatto avvicinare alla porta avversaria, e con la velocità che ha, la tecnica che ha e soprattutto il tiro che ha, è diventato un attaccante di primissimo piano. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Cerca l'uomo là davanti. Azpilicueta. Non c'è bisogno di controllare le statistiche per farsi un'idea della partita. Finora 0 gol e 0 tiri in porta. Adina iku lek nang bahasa Italia jenenge fantastica. Di sini lek nang Catenaccio.
ottima pressione la sua. Palla recuperata. Occasione per Son. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Rafael Toloi. Marusic. Allarga il gioco. Carrasco. Bel pallone. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Lungo pallone in avanti. Arriva Bale. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Prova il cambio di gioco. Emanuele, allora Emanuele dalla parte opposta. Tutto mi sa la farlo. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre non dispongono di un primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa portare ancora di più. I 20 contatti si dirigono verso il tunnel che porta dagli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Finora la partita è a secco di gol e nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli. Niente gol finora, 0-0. Son. Va via di forza. Palla filtrante per Griezmann. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. C'è la palla lunga in avanti. Lotta a perdere equilibrio. Riceve la palla. Bella parata! Cross di Carrasco. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Palla alta nella zona laterale. È libero di creare pericolo. C'è il cross. Ottimo salvataggio. Che classe, ottimo salvataggio. Non ha sbagliato nulla. All'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. PTR kalah batalan. Tapi taktik lebih unggul. Milano segna il gol che sblocca la gara. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati.
Son Heung-min, di forza, cerca il passaggio filtrante. Tuttavia fa respirare la difesa. Vázquez colpisce. Cerca di istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Perfetto a parità dunque. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Bale, ecco un'occasione di contropiede. Cerca il compagno in aria. Tapi taktik yang sama pas regenerasi ya. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Non c'è più tempo, finisce qui. Si chiude in parità, tifosi che sembrano soddisfatti. Adesso la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Avevano di fronte una persona. Awal-awal tim radio ini direken. Iki sing tak lawano iki perkembangannya. Derek di gede rek ngene rek. Itu abot. Terus saya cek tunggu. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Secondo me Antoine Griezmann, un'ala che ama centrarsi e inserirsi in area, sfruttando la sua grande velocità. Tra l'altro ultimamente si sta specializzando anche nel ruolo di seconda. Questo gli permette di segnare tanti gol. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. No, no, no.
la palla lunga in avanti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ecco Griezmann. Carrasco. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Occasione per il contropiede. Mostrano un buon controllo del gioco. Peccato un offside da guardalinea. Il portiere la spedisce su. Sulla destra. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Passaggio sulla destra. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. Velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla tra le linee. Bella apertura. E passa. La gioca sulla destra. Tocco per il colpisce il pallone. Si ricomincia dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Il Milan dovrebbe cercare di riparare le cose prima della pausa, anche se a volte è meglio approfittare del riposo per effettuare gli aggiustamenti tattici necessari. Diego Milito, ottimo il fraseggio, ottimo dribbling, Gaetan, e lì può segnare, Gaetan, Marusic, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Primo tempo che si conclude dunque qui, le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Prime fasi della ripresa già in corso. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. El Ghazi raccoglie un passaggio dalle retrovie. Appoggio sulla fascia. Non hanno trovato Varchi, la difesa era sempre pronta. A sinistra con il passaggio. Sbroglia la situazione. Decide di sfruttare la fascia. La gioca in aria. Incornata! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Il Milan deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Sulla fascia, in profondità. Carra.
Carrasco non riesce a mantenere il possesso, azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Il Milan ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. E impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. E si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Milito, ottima pressione la sua, palla recuperata. Ottimo intervento, ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Il Milan non può tergiversare oltre se intende riacciuffare questa partita, deve rischiare di più. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Diego Milito sulla destra. Fonte recupera un pallone importante. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ottima giocata, grande prova di forza. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. La mette dentro. Cross allontanato. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Contro una difesa così ben organizzata c'è davvero poco da fare. Milito! Finisce così, non c'è più tempo. Partita che termina con una sconfitta per loro, combattuta, hanno provato anche fino alla fine. Non è bastato per ottenere un risultato positivo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? No, ma c'è. Ote è rondano, insomma. Non fate aspettative. Quello che si muove. Poi c'è un minus, ma minus volume score con il primo. Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più.
Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Nel frattempo la gara è iniziata. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Guarda Fabio, dico un difensore, secondo me sarà Evodos. Un calciatore molto pragmatico, ma anche un ottimo tocco di palla, specialmente nei passaggi di prima. Una caratteristica che sicuramente contribuirà a velocizzare la conclusione. Una grande partenza, un ottimo inizio. Övedes. C'è la palla lunga in avanti. E trova il compagno. L'avversario ha avuto la meglio. Marusic. Provano a ripartire da dietro. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Carrasco. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riceve in area. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. È riuscito a passare. Allunga il piede verso il pallone. Pallone lungo in verticale. Attenzione, grande chance. Griezmann qui deve tirare. Sembra avere il totale controllo della gara. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a infilare senza nessuna difficoltà. Milano può gestire un comodo vantaggio di due reti. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Chisma! Si riparte dal 3-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Milano è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Övedes. Siamo stati testimoni di un tremendo 1-2. Gioca con un pallone lungo. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione.
Primo tempo che finisce qui, si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. Milano ha le mani sulla partita dopo 45 minuti intensi e 3 gol in dove con cui iniziare la seconda frazione. Si parte per la seconda frazione di gioco. Allontana il pericolo. Carrasco prova a spingere sulla sinistra. Si libera la grande. Cerca il numero. Ed ecco il cross. Bene. Ecco Griezmann, ottima pressione la sua, la recuperata. Buvedes, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Buvedes. Qualificazione sembra in cassaforte, è probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Sulla fascia, è libero. Prova la giocata di Fino. Qui c'è il tiro. E riesce a spazzarla via. Krikoviak. Farfan. Grande risposta di Bonini. Il portiere si oppone in maniera eccezionale. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione.